Italia abbiamo avuto migliore fortuna, siamo stati salvati dal maltempo, oggi c'è questa situazione, però credo sia allo stesso modo una giornata splendida per la città e spero sia avvertita come una giornata di svolta, ecco, di svolta positiva. Sono arrivato ora con il prefetto, che ringrazio di essere con noi stamani. Eravamo a Calambrone a inaugurare la risonanza magnetica a 7 Tesla, quindi un'altra grande acquisizione della città, in questo caso sul versante della ricerca e delle applicazioni alle neuroscienze, con la Fondazione Stella Maris, con la Fondazione Pisa e con l'azienda ospedaliera, l'università e le altre istituzioni che hanno cooperato. E oggi pomeriggio inaugureremo a San Michele degli Scalzi alle 17 la bellissima mostra sull'Orlando Furioso, curata dalla professoressa Lina Bolzoni della Scuola Normale e anche qui da altri soggetti che non ricordo in questo momento e che ringrazio. Perché è un punto di svolta l'inaugurazione di Piazza dei Cavalieri? Ma intanto perché va a compimento un disegno del comune di Pisa, che è un disegno di lunga gittà, di lungo periodo. Noi, grazie alla progettualità che avevamo e che abbiamo messo in campo a concorrere per i PIUS, per i progetti PIUS, noi abbiamo avuto questo grande finanziamento che ci ha consentito di realizzare un sogno della città, un sogno di chi l'ha amministrata e di chi la ministra oggi. Il sogno è quello di ridare piena visibilità, pieno valore al patrimonio storico inestimabile che è il nostro possesso, che ci distingue. E noi abbiamo avuto nel dopoguerra una città ferita profondamente dall'evento bellico, che ha stentato a ritrovare la strada di una crescita, e abbiamo avuto in centro storico a lungo le ferite della guerra, quindi avevamo proprio bisogno di un impulso nuovo e anche di risorse che non potevano venire solo dalla nostra comunità. Ce l'abbiamo fatta e oggi portiamo a compimento un'operazione di grande valore. Perché? Innanzitutto perché la Piazza dei Cavalieri è uno scrigno di bellezze, di storia, ma dobbiamo avere ben chiaro che è e può essere ancora di più un simbolo della cultura del mondo, per la storia e per ciò che si affaccia sulla piazza, per ciò che la definisce. È la piazza dove ha sede la Scuola Normale Superiore, è la piazza dove lavorano istituti importanti dell'università, dove c'è un collegio di grande tradizione, il Collegio Luterano, è la piazza di questo straordinario e bellissimo palazzo dell'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, è la piazza dove si affaccia una delle chiese più belle e più significative per storia e per testimonianze della chiesa di Santa. È la piazza, vorrei dire, guardando alla piazza Missedini, o come si chiama ora, insomma, piazza Valerini, dove si affaccia anche la Caritas diocesana, che ha lì la sede e dà servizi importanti a chi ha bisogno della nostra città, nella nostra città. Quindi ci sono tantissimi motivi per cui questa piazza meriterà un rilancio. L'idea nostra è quella di non fermarci alla pavimentazione. Io ringrazio chi ha dato un contributo, ringrazio la soprintendenza che ci ha aiutato a definire il progetto. Voi sapete che il progetto era pronto da tempo, aspettava un finanziamento, l'abbiamo raffinato. Abbiamo cercato di fare, diciamo, le cose per bene e devo dire grazie anche all'azienda che ha vinto una gara molto combattuta, come sono state combattute tutte le gare
del PIUS, che è un'azienda locale, un'azienda Berti, AES, che come si vede guardando la piazza ha fatto un lavoro di grande ha fatto un lavoro di grande qualità. Abbiamo fatto un lavoro nei tempi, noi arriveremo in fondo per tutti i progetti PIUS senza aver perso un euro di finanziamento. Se ci fosse stato con noi il presidente Enrico Rossi, magari l'avrebbe detto lui, in confronto con altre città, altri progetti PIUS della Toscana, non è sempre così. Noi siamo portati ad esempio come la città che ha saputo rappresentare al meglio questa esperienza nuova di progetti integrati che hanno avuto una finalità di sviluppo economico, di rilancio turistico, e qui si tratta di turismo di qualità, qui si tratta di offerta di qualità. Quindi i palazzi che si affacciano sulla piazza saranno in prospettiva aperti e diventeranno di per sé un'offerta. I palazzi che ho detto, la biblioteca che testimonia la presenza allora della torre della fame, della commedia di Dante Alighieri, e insomma non dobbiamo sottovalutare, dobbiamo essere consapevoli della potenzialità positiva che questa piazza può esprimere, ecco, non stare al di sotto della valenza che ha. In più annuncio che noi riceveremo il finanziamento per completare la pedonalizzazione dell'asse dalla piazza dei Cavalieri fino a piazza dei Miracoli, e questo sarà un altro importantissimo risultato sulla strada di un progetto che avevamo già proposto nel programma di mandato. Lo voglio dire ai cittadini che vivono in via Santa Maria o agli operatori economici: noi abbiamo il finanziamento, abbiamo un progetto, ma il contorno dell'operazione lo stiamo discutendo e lo discuteremo insieme. Ciò che non è discutibile è ciò che è stato deciso dai cittadini pisani approvando un programma di mandato che ragionevolmente, credo si possa dire, prevede completamente un percorso pedonale, perché via Santa Maria, nella parte da piazza Cavallotti in su, ma anche da piazza Cavallotti verso la piazza dei Cavalieri, così non può stare, non possono stare, sono degne, consone, diciamo, di un percorso di straordinaria qualità, quale la città deve presentare al mondo, Quindi andremo avanti con la massima accortezza, sperando in tempi rapidi, come è stato per la piazza, e sarà un disegno concluso. Voglio ringraziare chi ha collaborato alla giornata di oggi, aggiungere fin qui, mettendo in campo altre iniziative che sono state annunciate. Un fatto, speriamo nel tempo che migliori, sembrerebbe di sì. E quindi avremo una performance di Michelangelo Pistoletto, di un grandissimo artista, e quindi diamo già un segno di apertura e di come l'arte contemporanea possa ben sposarsi con un'offerta di storia e di cultura di tradizione come quella che qui si esprime.